Una serata di premi, riconoscimenti e bellezza, quella della quinta edizione del premio dedicato alla cultura del mare, organizzato dal Circolo Nautico Posillipo e dalla Fondazione Cultura e Innovazione. In questa edizione sono state quattro le sezioni dei premiati: premio Cultura del Mare, scuola, giornalismo e premio internazionale. Ma sentiamo tra i premiati Antonio Parlati, direttore del Centro di Produzione RAI di Napoli, e Ferdinando Boero, presidente della Fondazione Anton Dorn. Credo che il centro abbia una storia ormai consolidata, che però accetta sempre nuove sfide, e questo lo fa con la forza dei propri professionisti, con le maestranze, con la voglia di sperimentare sempre nuovi programmi e nuove iniziative. Il mare non bagna Napoli, Napoli deve diventare da una città sul mare a una città di mare. Un premio va anche al console dell'Ucraina, come racconta l'avvocato Gennaro Famiglietti, coordinatore nazionale della Federazione dei Consoli d'Italia. Quest'anno noi premiamo il console generale dell'Ucraina, naturalmente la dedica all'Ucraina è per un paese che in questo momento, oramai da quasi 128 giorni, soffre di una crisi e di un'aggressione terribile. Ad aprire la serata presentata da Nunzia Marciano è stata la sfilata d'alta moda dei ragazzi dell'Istituto Marconi di Torre Annunziata. L'iniziativa è stata curata dal consigliere agli eventi del Circolo Posillipo, Filippo Smaldone. Rifare e continuare a fare questo premio per me è un onore e mi porta sempre a fare qualcosa sempre di più.